chiuso praticamente in bellezza questo ciclo di 5 incontri sui territori, parlando di innovazione, che poi è il target che ci dobbiamo dare. Innovazione non significa solo, diciamo, innovare nei metodi di produzione, ma significa anche innovare nelle modalità in cui si sta insieme, nelle modalità gestionali e anche in un rapporto diverso tra gli stakeholders. Quindi abbiamo fatto una bellissima giornata di lavoro, adesso dobbiamo mettere insieme questi input che abbiamo ricevuto, e sono tanti, per stilare questo documento finale. Io sono molto contento di queste 5 giornate, perché abbiamo recuperato un rapporto con il territorio, abbiamo sviluppato delle interazioni che sono sempre ovviamente positive. L'agricoltura dei tempi moderni è un'agricoltura diversa da quella degli anni 80, è un'agricoltura alla quale dobbiamo ci deve essere un mix di competenze, ma anche di visione, di preparazione, e noi dobbiamo fornire questi strumenti ai giovani agricoltori. Io non penso che, diciamo, il contributo a fondo perduto da solo possa bastare, anzi penso che non debba nemmeno essere diciamo, la modalità con la quale si possa, diciamo, incentivare un giovane ad essere in agricoltura. Dobbiamo piuttosto fornirgli tutta una serie di strumenti in modo che egli possa diciamo, essere davvero competitivo con i suoi concorrenti di tutte le regioni d'Europa e del mondo.